Buongiorno Corriere, le notizie di oggi, giovedì 28 novembre. Tagli dei vitalizi anche in Sicilia. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge che riduce gli assegni per gli ex parlamentari regionali in pensione. È prevista una riduzione lineare del 9,25% con un ulteriore 5% che si applicherà per gli assegni da 32 a 67 mila euro e il 10% per quelli oltre i 62 mila euro. Ha votato contro il Movimento 5 Stelle. I tagli entrano in vigore dal 1 dicembre di quest'anno e saranno applicati per un quinquennio. Sono 149 vitalizi erogati dall'ARS con un costo di 18 milioni di euro e via libera al disegno di legge è arrivato grazie ad un'opera di mediazione che ha consentito una riscrittura di un articolo del DDL che ha introdotto gli ulteriori aumenti a scaglioni del taglio rispetto al testo iniziale che conteneva solo la riduzione lineare del 9,25%. Importante riunione sull'imposta di soggiorno ieri pomeriggio al Palazzo Municipale di Sciacca. In realtà si trattava di un tavolo tecnico allargato rispetto a quello istituito nel 2012. La riunione è stata presieduta dall'assessore Sino Caracappa, che ha convenuto con gli operatori economici che chiedevano una rimodulazione, lo fanno da tempo insieme a molti altri gruppi politici, dei proventi dell'imposta di soggiorno. Ed è stato, a quanto pare, così come hanno commentato gli stessi operatori turistici, un primo confronto proficuo rispetto a quello degli anni passati che veniva fatto a ridosso della stagione turistica. Il presidente Alessandro Segreto e tutti i componenti dell'Associazione Culturale Nuova Arte 96 hanno deciso di presentare istanza di accesso agli atti al Comune di Sciacca per poter leggere le motivazioni che hanno portato la Commissione a valutare negativamente il progetto presentato per l'ammissione alla manifestazione Carnevale di Sciacca 2020 e l'esclusione del loro progetto da quelli selezionati. Dopo 24 anni di presenza siamo fortemente delusi e amareggiati per il trattamento ricevuto, affermano quelli dell'associazione. Valuteremo la possibilità di un ricorso dopo aver preso visione di tutta la documentazione richiesta. Conforme alla legislazione regionale, nazionale ed europea, la Commissione Via VAS, presieduta da Aurelio Angelini, ha dato il via libera al piano regionale dei rifiuti, che adesso potrà essere trasmesso all'Assemblea regionale siciliana per essere esaminato dalla Commissione Ambiente. Si tratta di una tappa della riforma voluta dall'attuale governo regionale e che viene considerata indispensabile per chiudere definitivamente con un passato fatto di continue emergenze nel campo dei rifiuti. Soddisfazione è stata espressa dagli assessori territorio e ambiente Cordaro e dall'assessore all'energia Piero Bon, che sottolineano come si sia ormai conclusa la fase più complessa della procedura, confermando quanto era già stato illustrato a Bruxelles e chiarito al Ministero. È tutto, a più tardi nel pomeriggio con le altre notizie della giornata.